Vogliamo iniziare questo viaggio qui a Lamon in occasione della 30ª edizione della Fiera Mercato del Fagiolo di Lamon e della Vallata Bellunese, ho detto giusto, IGP, Presidente Tiziana Penco, per parlare del progetto Falares, che è un progetto molto importante. Allora, Presidente, ci presenta i nostri ospiti. Sicuramente, ce ne sono quasi 100 che lavorano per il progetto. Qui abbiamo il professor Osler, che è la mente iniziale, da dove è partito il progetto poi ve lo dirà. E abbiamo il dottor Ermacora, che è il responsabile scientifico per l'Università di Udine, attenzione, che è il nostro partner principale, e il dottor Crocetta, che ormai è da più di quasi di 20 anni che segue proprio la coltivazione del fagiolo in loco, seguendo le aziende. Allora, questo progetto Falares ce la possiamo fare? Intanto parliamo anche di nello specifico di cosa si tratta e come è nato. Vedi, girando il mondo, ho girato anche per Lamon in passato, da 30 anni conosco questa realtà, e le dirò che nel 2012 ci siamo spaventati. Ci siamo spaventati perché c'è stata un'epidemia di virosi che ha falcidiato la coltivazione. Si è passati da qualche tonnellata di fagiolo secco a 40 kg, pensate, una falcidia di produzione. Noi abbiamo pensato quindi di intervenire in questa, come Università di Udine, in questa situazione. E sapevamo, come diceva stamattina il mio collega nella sua relazione, Paolo Ermacora, che non volevamo però noi salvare il fagiolo soltanto, ma volevamo salvare anche la sua identità, la qualità, le sue caratteristiche locali, il fatto di essere nato qui 500 anni fa. Volevamo conservarlo com'è. Allora, grazie professor Osler, e mi dà l'assist perfetto per parlarne con il dottor Ermacora. Allora, cos'è l'epigenetica? L'epigenetica è, diciamo, il nostro materiale genetico contiene dei geni, ma bisogna vedere come questi geni vengono espressi, quanto vengono espressi, quanto vengano sopra e sotto regolati, no? Quindi le risposte che noi abbiamo, che qualsiasi organismo ha, non è solo un sì, un no, ma è anche un quanto, no? E quindi l'idea del progetto è di selezionare dei pool che riescano in qualche maniera ad essere un po' superiori alla media, e nei momenti di difficoltà è la variabilità all'interno di una popolazione che può salvare una specie. Il singolo individuo può soccombere ed è irreversibile. Fa poco. Dottor Crocetta? E niente, io faccio la parte, diciamo, di collegamento tra la ricerca, che è fatta chiaramente dall'università, e il campo e gli agricoltori. È una parte che, nonostante l'esperienza dei nostri agricoltori, è abbastanza importante proprio per portare le novità, i risultati, i primi risultati della nostra ricerca, insomma. Allora, naturalmente grazie ai nostri ospiti, buon lavoro a tutti. Allora, io prendo Tiziana Penco sotto braccio e andiamo a vedere questi fagioli dal vivo. Eccoci, andiamo a vedere proprio le confezioni con Tiziana Penco, presidente del consorzio. Allora, intanto vi abbiamo già fatto vedere nella scorsa puntata, naturalmente chi non l'avesse vista può andare sui nostri social, sul canale YouTube. Siamo stati in campagna, siamo stati a vedere come si coltivano, soprattutto come si raccoglie il fagiolo IGP di Lamon e della Vallata Bellunese. Adesso facciamo chiarezza con Tiziana Penco. Quando andate a fare la spesa trovate fagiolo, la dicitura fagiolo borlotto tipo Lamon. Tipo Lamon dovrebbe già farvi pensare che non va bene. Perché, Tiziana Penco? E anche il prezzo qualche volta, no? Perché come noi abbiamo riportato qui alle mie spalle, fagiolo di Lamon, questo è l'originale. Perché? Perché effettivamente voi dovete andare in cerca sempre del sacchetto, la confezione originale, che è la confezione unica per tutti i produttori certificati, con il logo del consorzio di tutela e il marchio IGP. La tracciabilità che tutti i prodotti certificati hanno è appunto l'etichetta, dove riporta il nome del produttore, l'origine, il comune di provenienza, l'annata, il lotto, eccetera. Però ricordate a mente questa confezione: tutto quello che non è confezionato qui dentro non è fagiolo di Lamon, è borlotto Lamon, ma che non ha nulla a che vedere né col territorio né con la semente. Allora, vi abbiamo fatto vedere sempre nella scorsa puntata, ma vi stiamo riproponendo alcune immagini splendide che abbiamo girato anche dall'alto.
che qui parliamo di agricoltura eroica. Perché, Tiziana Penco, questo termine ci piace? Eroica perché con i cambiamenti climatici, che non portano solo sbalzi di temperature, ma portano malattie al quale il nostro fagiolo non è abituato, perché è un fagiolo resistente in modo naturale, non è costruito, è come madre natura lo ha fatto 500 anni fa e quindi è molto più debole, quindi le malattie che ci arrivano e gli insetti che ormai sono sotto, non sono più sotto controllo, ci portano dei patogeni, delle fitopatologie che chiaramente noi non possiamo affrontare. In montagna, questo anche in pianura comunque, in montagna è chiaro, le difficoltà che già ci sono di lavorare in pendenza, di lavorare in montagna, con anche problemi chiaramente di fauna selvatica che qualche volta non guastano perché dobbiamo recintare le nostre produzioni, è chiaro che lavorare in montagna ormai è eroico. Fagiolo di Lamon, produrlo è ancora più eroico, io credo, perché siamo legati a una tradizione, ma a livello anche di tecniche culturali, e non vogliamo comunque puntare sulla quantità, perché è al di fuori dei nostri principi e scopi e obiettivi, ma sulla qualità, non solo del prodotto in sé, ma del contesto anche che ci va dietro. E quindi anche il progetto che noi stiamo portando avanti, che è il Falares, ci dice sì, siete sulla strada giusta, qualità nella produzione ma nel rispetto anche di tutte quelle tecniche culturali che altrimenti andrebbero a inquinare il nostro territorio. Allora, lo ricordiamo in chiusura con Tiziana Penco, controllare sempre questo marchio. Questo marchio, questa confezione e la tracciabilità che tutti i prodotti certificati a marchio hanno. Grazie a Tiziana Penco, presidente del Consorzio Fagiolo IGP di Lamone della Vallata Bellunese. Grazie a voi. Benvenuta sindaco, allora tanta soddisfazione, avete appena tagliato il nastro di questa 30ª edizione della Fiera del Fagiolo IGP e della Vallata Bellunese di Lamon. Intanto buongiorno a tutti e sono felicissima che la festa sia iniziata dopo tanto, tanto lavoro che dura per mesi, perché organizzare una festa di questa portata non è uno scherzo, e quindi è parecchio tempo che in collaborazione con tutte le associazioni e la Proloco stiamo promuovendo questo evento. Questo evento è un evento particolare perché siamo alla 30ª edizione, quindi è un'edizione speciale che porta con sé un po' di tutta la storia che è stata, o quello che è la festa del fagiolo nel corso dei decenni. 30 edizioni, tanta soddisfazione immagino. Sì, tanta soddisfazione, perché insomma in queste giornate insomma siamo stati tutti indaffarati in mille progetti, mille mestieri, però insomma è andato tutto per il meglio, il sole ci ha graziato e l'affluenza insomma è stata delle migliori. Allora, abbiamo sentito nel convegno che si è svolto a margine della festa l'esigenza proprio di fare una manifestazione che non fosse una sagra, infatti lo testimonia anche una mostra importante su Leonardo che avete allestito e che sarà aperta anche dopo la chiusura di questi 3 giorni di festa. Sì, la mostra è visitabile fino al 10 novembre e va un po' a arricchire il panorama culturale, insomma, oltre che quello gastronomico che c'è all'interno di questa manifestazione, che fin dagli albori, fino a 30 anni fa, già 30 anni fa, insomma, è stata voluta non come una sagra, ma come una mostra mercato più di qualità, insomma. Amici di Verde Nord-Est, eccoci nella piazza 3 novembre di Lamon, sono in compagnia, lo saluto, dell'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Panna. Allora, benvenuto assessore, il fagiolo di Lamon è davvero una chicca, una delizia della tavola e naturalmente vanto dell'agricoltura veneta. Beh, un'eccellenza proprio di Lamon, e Lamon, il nome Lamon è legato in maniera indissolubile al fagiolo. Qui è nato questa tipologia di fagiolo che tra l'altro dà grandi soddisfazioni e comunque già dal 96 è IGP, quindi assolutamente un'eccellenza da assaggiare, da portarsi a casa e da tenere anche secco per dei buoni minestroni che adesso si avvicina all'inverno. Faccio i complimenti all'amministrazione comunale, al sindaco e al consorzio naturalmente di tutela e soprattutto alla
a Tiziana Penco, che è una delle nostre proprio più importanti appunto operatrici del settore agricolo, e la difesa di queste eccellenze, pur essendo nicchie, sono comunque per noi Veneto, che, dove abbiamo più di 53 tra appunto certificazioni nei prodotti, diventa veramente un fiore all'occhiello. Allora, Assessore, cambiamenti nel governo, ma l'azione della Regione non ne risente, anzi sarete più decisamente, batterete di più i pugni con Roma? Beh, sicuramente sì, anche perché da un ministro del Nord adesso abbiamo un ministro pugliese, quindi quello che io ho già ribadito è che non ci sono solo i problemi dell'agricoltura del meridione e della xylella in particolare della Puglia, ma abbiamo anche noi al nord i problemi come quello della cimice asiatica, un'emergenza che anche qui a Lamon si fa sentire addirittura sui fagioli, e quindi i finanziamenti del Ministero non devono solo essere monotematici, ma guardare in generale anche i problemi delle nostre regioni. Noi batteremo i pugni, avremo già dalla prossima settimana degli incontri, e conoscerò il ministro e ribadirò questo concetto in maniera forte insieme ai colleghi della Regione del Nord, che ricordo siamo sulla stessa situazione, soprattutto nei comparti ortofrutticoli. Allora, Assessore, per chiudere la nostra chiacchierata qui a Lamon, un prodotto di nicchia, dicevamo, però un prodotto che va salvaguardato, come tanti altri del nostro Veneto. Beh, guardi, l'agricoltura, la forza dell'agricoltura è la diversificazione nell'operare, ma anche e soprattutto nei prodotti. Quindi avere una regione come la nostra, che ha più di 350 prodotti di nicchia e di piccole produzioni locali, è sicuramente un'eccellenza. Il resto del mondo è monotematico, noi dobbiamo essere diversi per forza. Grazie a Giuseppe Panna, Assessore regionale all'Agricoltura.